Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Gli italiani uccisi in Libia, indagato un manager della Bonatti. Caso Ilaria Alpi, assolto Omar Hassan. Italia USA, Renzi Agnese, Brindisi VIP alla Casa Bianca. C'è un indagato nell'inchiesta che ha portato alla perquisizione della Bonatti, la società per la quale lavoravano Fausto Piano e Salvatore Failla, i due operai italiani morti nel marzo scorso durante il sequestro da parte di gruppi armati libici. Si tratta di un manager, omicidio colposo e violazione dell'articolo del codice civile sulla tutela delle condizioni di lavoro sono i reati ipotizzati. L'uomo per conto della Bonatti si occupava proprio della sicurezza del personale. È stato assolto dalla Corte d'Appello di Perugia Omar Hassan, il somalo che era stato condannato per l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Lo hanno deciso i giudici della Corte dopo la Camera di Consiglio. Il somalo ha scontato in carcere 16 dei 26 anni che gli erano stati inflitti. Anche la famiglia dell'inviata non credeva alla colpevolezza dell'uomo. I veri assassini rimangono senza nome. A perfect day, un giorno perfetto. Michelle Obama ha definito così la giornata dedicata a Matteo Renzi e Agnese Landini alla Casa Bianca. A mettere il sigillo alla visita a Washington del Premier e signora è stata la cena organizzata dagli Obama in onore dell'Italia. Circa 370 ospiti VIP erano invitati a quella che era la 13ª cena di Stato degli Obama. L'ultima star della serata Roberto Benigni. Io rimango qua, sto cercando una casetta nel parco vicino all'orto di Michelle, ha detto il comico toscano. Il GUP di Milano ha rinviato a giudizio Karima El Marug e altre 22 persone, tra cui il suo ex avvocato Giuliante, il giornalista Carlo Rossella, la senatrice Maria Rosaria Rossi e parecchie delle oggettine che frequentavano la villa di Berlusconi Arcore nell'ambito del processo Rubiter. Le accuse a vario titolo parlano di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Secondo l'accusa, gli imputati avrebbero mentito e ottenuto una posizione reticente nel corso del primo processo sul caso Ruby. Compie 90 anni Chuck Berry, leggendario chitarrista rock di St. Louis in Missouri, e per il suo compleanno si regala un nuovo album, il primo dopo 38 anni. Chuck Berry è autore di brani indimenticabili come Johnny B. Good. Valentino Rossi, dopo il trionfo di Marc Marquez, laureatosi campione del mondo in MotoGP, difende il secondo posto nella classifica iridata per salvare almeno in parte, come dice, una pessima stagione. Il dottore ha un vantaggio di 14 punti in classifica sul compagno di squadra Lorenzo, quando mancano ormai 3 gare alla fine della stagione.